1321-2021, sono 700 anni e questo è il 700° anniversario che ci ricorda chi? Il grande poeta Dante Alighieri. Ed è giusto che l'Italia intera culturalmente dia spazio, sottolinei una delle figure più importanti della nostra cultura, e ciascuno di noi, credo, nel nostro piccolo può dare un contributo del perché è importante questa figura di poeta. Allora vi dirò la mia. Ho la fortuna di possedere un libro che mi è stato regalato anni fa, che è La Divina Commedia con le illustrazioni di Gustavo Doré. È un libro prezioso perché, oltre ad essere scritto con dei caratteri grandi e possenti, è ricco anche di queste bellissime illustrazioni. È un invito chiaramente a sottolineare quanto nell'epoca del digitale sia importante possedere dei libri da non lasciare appunto sugli scaffali delle nostre librerie, ma renderli vivi. Il libro diventa vivo ogni qualvolta lo si va a leggere, ogni qualvolta si ha la possibilità di confrontarsi con quello che dice. È un'operazione che oserei dire, io definirei psicologica. Sintonizzarsi in particolare con la Divina Commedia, con i sonetti della Divina Commedia, apre veramente un mondo che è legato a un mondo che ti apre a delle associazioni tue personali, a delle immagini, a delle evocazioni che assolutamente vanno riprese, riviste e amplificate. Allora, sfogliare questo libro, cimentarsi ogni tanto su un sonetto oppure su un intero canto, può essere qualcosa che apre davvero alla mente, anche perché la metafora della Divina Commedia è un po' la metafora, se vogliamo, della ricerca e dell'introspezione che ciascuno di noi, appunto, nel mezzo del cammin di nostra vita, quando ci si trova magari in una selva oscura, abbiamo l'esigenza e il bisogno di esplorare. È il viaggio dell'esplorazione, è il viaggio che viene fatto in due. Dante Alighieri sceglie Virgilio per andare metaforicamente a ripercorrere la sua vita, ma anche la cultura del suo tempo, un'Italia divisa in fazioni, in guelfi e ghibellini, il tema dell'esodo, quindi del rifiuto dalla propria terra da parte dei suoi concittadini, al tempo stesso la nostalgia che Dante qua e là ci sottolinea. Molto umana la Divina Commedia ed è un percorso assolutamente metaforico che investe sia persone credenti che laici e che quindi ha molto a che fare, per esempio, col discorso delle analisi, col discorso psicoanalitico. È una metafora eccezionale. Pensiamo all'Ulisse, pensiamo a Beatrice stessa, alla proiezione che ne fa Dante Alighieri. C'è un discorso davvero importante. Quindi l'invito è quello di leggere la Divina Commedia, di confrontarsi, di cimentarsi. Insomma, è una lettura che non va lasciata negli scaffali delle nostre librerie, ma va ogni tanto ripresa, aperta e meditata. Un caro saluto.